Abbiamo avuto una situazione difficile questa mattina perché siamo abbastanza provate. E niente, praticamente un branchetto di cinghiali è entrato e uno di loro ha sfondato il vetro di ingresso di questa stanza, come vede, e poi è girato per la scuola. Ha sfondato un altro pannello e è girato nell'altra aula e poi, grazie all'intervento tempestivo delle insegnanti che hanno aperto la porta per farlo uscire e anche il cuoco è arrivato tempestivamente, ha aperto la porta, le insegnanti hanno preso i bambini e li hanno portati nell'altra sezione e si è risolto. Che era chiusa perché noi eravamo barricati per proteggere gli altri, sono entrati tutti e i bambini sono tutti illesi, per cui ce l'abbiamo fatta tranquillamente. Il cinghiale dove è andato via da solo? Il cinghiale è andato via dopo che il cuoco ha aperto la porta per farlo uscire nella sezione. I bambini sono tutti illesi, non hanno avuto tutto un graffio, tutto bene. Questo è quanto, insomma, è stata una situazione difficile, però si è risolta brillantemente, in quanto nessuno alle 10 di stamattina. Alle 10, nessuno si è fatto male e l'insegnante si è risolto. Insomma. Sì, insomma, ha avuto un piccolo colpo da un armadietto, che, però niente di che, sta bene, sta qui. Nessuno si allontanava, è successo. No, mentre il cinghiale entrava in sezione. Mentre entrava in sezione ha urtato un armadietto che ha urtato l'insegnante, però l'insegnante sta in perfetta forma. Quindi la paura, però. La paura, il centro di tutto è la paura. Ma quando sono arrivato io il cinghiale era già dentro, che i bambini gridavano, per cui sono entrato nell'aula e li ho presi uno a uno e cercando di passarli alla bidella ho lasciato che il cinghiale restasse chiuso dentro l'aula. Poi ho aperto la porta, quella di sicurezza che dà sul recinto qua, e il cinghiale, insomma, impaurito, se ne è venuto qua, è scappato qua fuori. E poi il cancelletto stava aperto e da solo, dando un po' di cocciate di qua e di là, è riuscito ad andare via, insomma. Ce la siamo cavati così, impauriti, un po' scioccati. Salivano sui tavoli, erano arrampicati sui tavoli, chi si era ficcato sotto. Purtroppo c'è stato un po' di shock, un po' di paura generale, ecco. Nessuno se l'aspettava che riuscissero addirittura a sfondare il vetro. Quindi l'importante è che è andato tutto bene. Grazie a Dio, sì. Per questa volta sì. Speriamo che ce ne sia un'altra.